Stamani aperti i cancelli dell'Istituto Enrico Fermi nella zona industriale tra Grigento, Aragone e Favara, diretto da Elisa Casalicchio. La novità di questo nuovo anno scolastico è che la scuola è stata trasformata in istituto di istruzione secondaria superiore, avendo al suo interno, oltre ai corsi del professionale, anche il nuovo istituto tecnico industriale. Oggi giornata di accoglienza. C'è stata una prima riunione che abbiamo fatto all'interno della palestra dove eh, abbiamo cercato di conoscere un po' i ragazzini. Abbiamo, eh, ho, io salutato anche i genitori e eh, eh, ho illustrato un pochino quali sono le attività, i nostri corsi eh, e tutto quello che è stato fatto anche nell'anno precedenti. Eh, inoltre eh, poi i ragazzini sono stati chiamati singolarmente, a cui abbiamo consegnato anche un gadget del nostro istituto e poi sono stati accompagnati dai propri docenti a fare un giro per l'anno. Eh, la scuola perché effettivamente eh, per loro è importante ambientarsi immediatamente all'interno dell'istituto tenuto conto che è un istituto molto grande. Qual è il messaggio che ha dato loro per questo nuovo percorso scolastico che inizia appunto oggi? La prima cosa che ho detto loro è quello di impegnarsi, di studiare in maniera costante e di partecipare attivamente alla vita scolastica perché effettivamente eh, quello che loro possono prendere da questa scuola è le competenze eh, che i docenti sicuramente cercheranno di impondere loro perché è un, è un istituto come quello nostro soprattutto dà delle competenze da, per l'inserimento nel mondo del lavoro. E ieri è suonata la prima campanella anche per il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, anche lì giornata di accoglienza. Il dirigente scolastico in Saierna per l'occasione ha voluto salutare nuovi ed i vecchi ragazzi con una cerimonia per la consegna dei diplomi di merito all'Eccellenza del Leonardo, coloro che hanno conseguito gli esami di Stato con cento e lode. Presente anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto. La municipalità è vicina alla rete delle dirigenze scolastiche, soprattutto per la parte che ci compete sulla logistica strutturale, non per quelle secondarie che come è noto fanno parte di altra competenza, cioè del libero consorzio ex, ex province. Però vi è la vicinanza da parte della municipalità in ordine al complesso della comunità scolastica grigentina, sapendo che la sfida del futuro è quella di tentare di fare in modo che questa città possa essere sempre più attrattiva per i propri giovani. Città che si svuotano sono città che sono destinate a morire città che sanno scommettere nella formazione e anche nella prospettiva dei propri giovani sono quelle invece floride che sono destinate a vivere e a crescere. Avete attenzionato le scuole agrigentine, i problemi che ci sono? Vi è un'attività puntuale che è stata svolta sin dal 12 di luglio di quest'anno, quindi appena un mese dopo l'insediamento e che ha visto una mappatura puntuale di una serie di piccole e meno piccole criticità che i tanti istituti scolastici agrigentini hanno, si avvierà anche un'attività di razionalizzazione per quanto riguarda qualche istituto di proprietà comunale con relativa messa a bando, cioè qui bisogna muoversi in una logica di razionalizzazione degli spazi e nello stesso tempo di maggiore vicinanza dell'istituzione eh, dell dell municipale nei confronti delle direzioni didattiche.